Un saluto a tutti voi carissimi amici. Oggi siamo tornati a Cantalupo in Sabina per un evento molto importante per la prevenzione, come ogni mese, e oggi abbiamo l'opportunità di intervistare il presidente della LILT, che abbiamo già intervistato in altre occasioni, e in un minuto e mezzo ci diciamo, racconta quello che è accaduto oggi. E oggi è accaduta una bella cosa perché a Cantalupo, che è un centro non po po molto popoloso, abbiamo avuto più di 20 persone, più di 20 uomini, diciamo, c'era anche una compagna, e che sono venuti ad ascoltarci sul tema la prevenzione delle malattie della prostata. Che cosa abbiamo cercato di raccontare all'uditorio? La malattia, il tumore della prostata interessa, è il tumore più frequente che interessa l'uomo, circa 36.000 nuovi casi l'anno, circa 600.000 italiani sono affetti o sono stati affetti da tumore della prostata. La mortalità è molto bassa e quindi l'aspettativa di vita per il tumore della prostata è elevata, però bisogna fare la diagnosi precocemente. Quindi intanto adottare dei corretti stili di vita, l'alimentazione in primis, non fumare, abbiamo raccontato quindi all'uditorio di non fumare, di bere moderatamente, di fare una sana alimentazione, di fare del movimento, e questo è, come posso dire, una cosa che fa bene, che previene le malattie oncologiche, ma non solo. E dopodiché, se c'è una avvisaglia di disturbo urinario, tipo aumento della frequenza di menzione, o dei dolori in sede lombare, oppure difficoltà a svuotare la vescica, è chiaro che bisogna andare a farsi visitare dal medico di medicina generale, che poi eventualmente lo avvierà all'urologo, e probabilmente sarà necessario fare il PSA. Il PSA aiuta a fare una diagnosi, più che a fare una diagnosi, il PSA ci aiuta a inquadrare i sintomi che il soggetto ha. Dopodiché la visita prostatica, l'ecografia prostatica, eventualmente la biopsia, si arriva a fare diagnosi differenziale tra ipertrofia prostatica benigna, che è tipica dell'età, cioè inevitabilmente quando si va avanti con l'età la prostata aumenta di volume e comprime anche l'uretra, per cui le difficoltà menzionali sono spiegate. Si possono spiegare con semplicità, e però con la biopsia o con la risonanza magnetica multiparametrica o tutte e due insieme si arriva a fare diagnosi di differenziale tra tumore della prostata e ipertrofia prostatica benigna. Una volta fatta la diagnosi, si può intervenire fino a una certa età con la prostatectomia, cioè togliere la prostata, oppure andare verso una terapia ormonale con farmaci antitestosterone e poi con radioterapia. Il soggetto comunque che ha fatto la resezione della prostata può anche aver bisogno, dopo a discrezione, cioè lo deciderà l'urologo nel colloquio con l'oncologo, con il radioterapista e con il radiologo, deciderà se fare la chemioterapia o limitarsi alla terapia antitestosterone e la radioterapia. Bene, noi ringraziamo per tutto quello che avete fatto oggi, grazie anche a Luciano Fabrizi che ha organizzato tutto questo, con la signora Loredana e tutti voi, naturalmente, della LILT. Grazie a voi per il messaggio che ci aiutate a diffondere tramite la vostra emittente. Carissimi amici che ci seguite da tante parti diverse del mondo, oggi torniamo con la LILT. Abbiamo intervistato il presidente, adesso abbiamo il vicepresidente. È anche un caro amico, devo dire, è un grandissimo artista perché oltre a occuparsi della LILT, scrive da tanti anni. In effetti, dopo la mia attività di giornalista,
alla LILT posso dare il mio appoggio comunicativo, i comunicati stampa, la preparazione degli incontri, e poi ho scritto anche due libri. Il secondo è questo, che è ancora possibile avere da Amazon, facilissimo, Il Velino Va, editore Amarganda, autore Flavio Fosso. Non è che mi faccio propaganda alla Lega Italiana Lotta contro i Tumori, perché tutto è ricavato di questo e dell'altro libro che avevo scritto, e andano sempre tutto alla LILT. Complimenti per questa cosa, un messaggio importante e un dono importante. Tra l'altro qui si parla anche di Cantalupo, merito di Garibaldi, ma insomma si parla anche di Cantalupo, perché il libro è 5 racconti storici su fatti avvenuti nella provincia di Rieti, oltre a Rieti e Roma. Bene, noi ringraziamo e vi invitiamo naturalmente a seguire tutti gli eventi e le manifestazioni della LILT e poi ad acquistare questo libro, mi raccomando. Grazie. Buonasera a tutti, a voi intervenuti per questo quarto incontro che il Comune di Cantalupo ha voluto di concerto e con il contributo del Consiglio regionale del Lazio. Per quanto riguarda la prevenzione, abbiamo parlato di cardiologia, abbiamo parlato delle tematiche riguardanti il mondo dell'anziano e del non invecchiamento e quindi l'invecchiamento attivo. Oggi siamo in sala consiliare per questo quarto incontro e parleremo della prostata. Io sono il presidente dell'ADA, Associazione dei diritti per gli anziani, ADA Colli Sabini, insieme al presidente del centro anziani e al centro anziani tutto abbiamo pensato appunto di creare questi quattro incontri, data l'importanza della informazione per tutti noi, ecco, su queste tematiche della prevenzione delle malattie in generale. E pregherei di intervenire al presidente del centro sociale anziani, e che appunto ha elaborato il progetto insieme al Comune, insieme alla ADA Colli Sabini, di fare un suo intervento di saluto per questo quarto incontro. Giancarlo Di Paola. Ok, grazie innanzitutto, grazie a tutti per essere intervenuti a questi incontri che abbiamo fatto. Secondo me molto importanti che un centro anziani deve fare su tutte le tematiche, ma specie sulla salute. Quindi terminiamo oggi con questo ultimo incontro che riguarda la prostata, e molto importante oltretutto per noi maschietti, ma tutti possono intervenire a sentire come i temi della salute sono molto importanti. Speriamo di farne altri incontri ancora per quanto riguarda la salute, e se l'ADA, comunque Luciano, sono disponibili di organizzare altri incontri. Per adesso un grazie a tutti e proseguiamo con questo seminario sulla prostata oggi. Grazie a tutti e ai prossimi incontri. Buonasera e grazie all'amministrazione comunale per l'invito. Con qualcuno di voi già ci conosciamo. Io sono il presidente provinciale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, per cui parliamo a pieno titolo delle patologie della prostata, della prevenzione della patologia della prostata. Mi fa piacere che ci sia anche una signora, perché poi vedremo perché è importante la moglie o la compagna o la figlia, perché il maschietto è pigro quando si tratta, come diceva bene il presidente del centro anziani. Quali sono le malattie delle vie urinarie? Questo scorreremo rapidamente, poi alla fine faremo domande, quello che volete. Chiaramente parliamo innanzitutto di tumori, ma se la prostata si ingrossa non è detto che sia un tumore, potrebbe essere un'ipertrofia, cioè un ingrossamento benigno della prostata, che è sempre fastidioso, ma non è. No, Flavio, Vai. Scusate, scusate. Te dico io quando devi andare. Sì, possiamo ricominciare? Va bene così. No, per la ripresa televisiva, possiamo ricominciare? No, ma quello dai. Un sistema lui. Allora, poi le infezioni urinarie, i calcoli urinari, poi disturbi anatomici e funzionali,
traumi e malformazioni. Come vedete abbiamo una serie di malattie avanti che possono provocare dolori lombari, coliche renali, ematuria, cioè sangue nelle urine. Questo è un segno importante. Quando c'è sangue nelle urine bisogna andare in fondo, perché potrebbe essere un semplice calcolo, ma potrebbe essere anche un tumore della vescica. Aumento della frequenza urinaria, cioè tutti noi ci accorgiamo che cominciamo ad andare al bagno non più una volta per notte, ma due, tre volte durante il giorno. Quando arriviamo a casa, chissà perché, dobbiamo andare subito al bagno. Difficoltà, non riusciamo a svuotare la vescica, e bruciori alla vescica oppure durante la menzione, cioè nell'uretra, nell'uretra che sarebbe il piccolo condotto che dalla vescica fa in modo che l'urina esca di fuori. Incontinenza urinaria, pensavamo che fosse una cosa solo per le donne, ma invece purtroppo è per tutti, anche per noi. La ritenzione urinaria, cioè il fatto che non riusciamo a svuotare la vescica, l'urina rimane in vescica e questo può provocare una serie di problemi, tipo le infezioni. Avanti. Sono in aumento le malattie delle vie urinarie. Perché? Perché la vita media, cioè se parliamo di non moltissimi anni fa, qui all'età nostra non ci stava quasi più nessuno, insomma, io ho 74 anni e c'è gente che ha più o meno l'età mia e non moltissimi anni fa la vita media era molto più bassa. Aumenta il progresso, i fattori inquinanti, tutta una serie di motivi aumentano l'incidenza dei tumori, cioè ogni anno il numero di tumori in generale aumenta. Poi si incrementa la diagnosi precoce, noi scopriamo i tumori perché oggi facciamo più analisi, più radiografie, più TAC, alterate abitudini di vita, che poi vedremo, ne parleremo bene, cioè la cattiva alimentazione, per esempio, questo è un fattore fondamentale. Si beve di meno, questo è importante, siamo tutti più o meno della stessa età, 1,5 litri di acqua al giorno bisognerebbe bere, al di là dei pasti, cioè se noi beviamo quello che beviamo a pranzo e a cena, mettiamolo da parte, al di fuori del pranzo e della cena bisognerebbe bere circa 1,5 litri di acqua al giorno. E alterate funzioni intestinali che anche qui avanti influenzano. Quando è che bisogna consultare l'urologo o comunque il medico di medicina generale, il quale poi deciderà? In presenza di sangue nelle urine, abbiamo già detto che potrebbero essere dei calcoli o problemi nella vescica, tumori della vescica. Quando l'infezione urinaria è ripetuta, si associa ad altri disturbi urinari, per esempio i bruciori nell'uretra, in presenza di coliche renali o dolori lombari e patologie dell'apparato genitale maschile varie. Perché oggi si parla tanto di prostata? Si parla tanto di prostata perché la diffusione della prevenzione induce oggi anche l'uomo alla visita urologica. Ma come abbiamo già accennato prima, la donna era ed è abituata alle visite ginecologiche della mammella, l'uomo no. E poi c'è anche un altro fatto, l'avvento del PSA consente oggi di scoprire il tumore della prostata in fase iniziale. E questo messaggio nell'ultimo capoverso è molto importante, perché i progressi della medicina e della chirurgia hanno reso oggi le malattie della prostata curabili e molto spesso guaribili. Si stima che, prese al tempo giusto, il 90-94% delle malattie anche tumorali della prostata si risolvono nel giro dei 5-10 anni. Quindi
Le patologie prostatiche più frequenti sono l'infiammazione della prostata, cioè la prostatite, l'ipertrofia, cioè l'ingrossamento non patologico, non tumorale, e poi il tumore della prostata. Ecco, questa è la prostata. Qui vediamo, abbiamo parlato dell'uretra, questa è la vescica, l'uretra è questo prodotto che porta all'esterno, e questa è la prostata. Qui si vede in un'altra prospettiva, però voi capite che se la prostata si ingrossa o per problemi tumorali o per problemi di ipertrofia benigna, costringe, stringe l'uretra, e da qui le difficoltà nell'urinare e il ristagno dell'urina in vescica. Ecco, quando aumenta il PSA, che cos'è? Il PSA chiaramente va fatto non a 20 anni, a 30, ma tra i 50 e i 75 anni, come è scritto lì. È un'ipertrofia prostatica benigna, cioè una patologia benigna, o è un tumore della prostata? Allora, che cos'è il PSA? PSA è una proteina importante perché viene prodotta dalle cellule epiteliali della prostata e serve a fluidificare lo sperma. Cioè, se non ci fosse il PSA, noi durante l'eiaculazione produrremmo uno sperma coagulato che non avrebbe, che non avrebbe efficacia ai fini riproduttivi, perché se è coagulato non può andare a fecondare l'ovulo. E viene secreto nel nome ghiandolare e aumenta in condizioni patologiche. Avanti. Allora, esistono delle variazioni fisiologiche del PSA. Chiaramente un ragazzo di 20 anni non c'ha il PSA che ce lo posso avere io, o Flavio che ha qualche anno di più. Quindi età e volume prostatico. Più vai avanti con l'età e più il PSA aumenta, per cui un PSA a una persona di 70 anni di 6-7 è normale, invece a un ragazzo di 30-40 anni sicuramente non è normale e va approfondito. Aumenta durante l'eiaculazione, durante l'attività fisica interna e la bicicletta intensa e durante diciamo, l'uso della bicicletta. Voi chiaramente capite che uno si siede, la prostata sta lì sotto, viene stimolata, per cui aumenta. Per cui il PSA, per esempio, non andrebbe fatto dopo che uno ha fatto 40 km o 20 km in bicicletta, oppure ha avuto un rapporto sessuale, oppure se è stato visitato dall'urologo. Voi sapete come si fa la visita prostatica: se l'urologo va a stimolare la prostata, non è che il giorno dopo puoi andare a fare il PSA, ma ci deve andare eventualmente il giorno prima. Avanti. E quindi abbiamo detto che possiamo fare diagnosi, cioè la variazione del PSA. La PSA può aumentare in situazioni benigne, non maligne, non cattive, durante un'infiammazione della prostata. Aumenta il PSA, ma è conseguenza dell'infiammazione, non della patologia tumorale. L'adenomatosi prostatica sarebbe l'ipertrofia prostatica benigna, e durante anche la ritenzione urinaria. La domanda che a questo punto tutti si fanno: ma allora perché non facciamo il PSA a tutti? Come nella donna, quando c'è l'ottobre rosa che comincia sabato, si vanno a fare gli screening, per gli esami di screening che sono la mammografia, e si fa a tutte le donne tra i 50 e i 74 anni, e durante l'ottobre rosa anche tra 45 e 49. Ma non esistono evidenze scientifiche a oggi che possano consigliare di fare il PSA a tutti quelli che hanno più di 50 anni, per esempio. Però il PSA si fa se c'è un minimo di sospetto, e se durante la visita prostatica si vede l'urologo, torno indietro? Sì.
stai fermo qui. Allora, se l'urologo durante la visita prostatica vede che la prostata è ingrossata, quello poi può essere un'ipertrofia prostatica benigna o un tumore, questo si vedrà dopo con la biopsia, però può, è meglio che chieda il PSA, perché comunque è una spia. Avanti. Le conclusioni. Quindi il PSA rappresenta un ausilio sia per il medico di medicina generale che per l'urologo per seguire il paziente con patologia prostatica. Quindi da questa frase si capisce che comunque ci deve stare un sospetto di patologia prostatica, dopodiché si può richiedere il PSA, che spesso rappresenta un motivo di attenzione da cui deriva la visita specialistica. Se il medico di medicina generale, per esempio, interessato dal paziente, al suo paziente, che ha 65-70 anni, e dice la notte non mi alzo più una volta, ma mi alzo tre volte, oppure quando ho spesso necessità di urinare, allora insieme al PSA può essere avviato all'urologo. E quindi non è, ecco, l'ultimo messaggio che vuol dire? Vuol dire che il PSA deriva dalla prostata, dalle cellule prostatiche, ma non è indicativo del tumore della prostata. Questo è importante. PSA alto non significa necessariamente tumore della prostata. Si può significare ipertrofia prostatica benigna, una prostatite, oppure altre cose che poi vanno approfondite. Quindi non è detto PSA alto, non è detto assolutamente tumore della prostata. L'ipertrofia prostatica benigna, eccola qua, può arrivare anche aumento del volume della prostata, guarda come può arrivare, e il 50%, cioè la metà dei maschietti che hanno sopra 50 anni, ne soffre. L'altro 50%, la prostata, è comunque un po' più grande del normale, ma non da sintomi, quindi diciamo si può tranquillamente, ci si può tranquillamente convivere. Però l'ipertrofia prostatica, l'ingrossamento della prostata, è la patologia prostatica che porta più spesso l'uomo dall'urologo. Non è la prostatite, non è l'infezione delle vie urinarie, ma è la patologia, l'ipertrofia prostatica benigna. Sintomi irritativi. Ecco, noi abbiamo sia i sindromi irritativi che sono l'aumento della frequenza dell'emissione delle 24 ore. Abbiamo detto prima si andava al bagno una volta sola la notte, poi piano piano è aumentata, e anche quando si rientra a casa la necessità. Poi il ripetuto bisogno di urinare durante il riposo notturno. Fino a un certo punto uno dorme tranquillo, forse c'è una volta, ma forse non c'è. Dopo, a un certo punto della vita, comincia a questo sindomo, che si chiama in termini medici nicchitturia, ma significa semplicemente il ripetuto bisogno di urinare durante il sonno. L'urgenza menzionale, non scopriamo niente di nuovo, se sicuramente qualcuno di voi qualche volta qualche goccia di urina prima di arrivare al bagno se l'è persa, perché l'urgenza menzionale, uno deve andare al bagno, si deve andare subito, specialmente quando rientra a casa. Poi i sindromi ostruttivi sono il getto urinario non proprio come una volta, per cui ha difficoltà a svuotare la vescica il paziente. Quando uno va al bagno non esce subito, l'esitazione. Dopo la menzione c'è lo sgocciolamento. E poi soprattutto la difficoltà a svuotare la vescica. Allora, abbiamo già detto qual è il motivo per cui l'uretra è schiacciata, è questa crescita della prostata, che come schiacciano la vescica
come una valvola in un collo di imbuto, sembra proprio un imbuto. Va bene, questa, quali sono le... Il medico che cosa deve fare per fare diagnosi quando c'è qualche problema alla prostata? Deve fare l'esplorazione rettale, può fare l'ecografia, il PSA, l'ecografia transrettale e la risonanza magnetica. Oggi di risonanza magnetica si fanno molte diagnosi, se ne parla molto. Chi ha avuto questa vicenda sa che con la risonanza magnetica oggi siamo andati molto avanti. Abbiamo detto che nella popolazione maschile il tumore è più diffuso, il tumore della prostata. Voi pensate che nel 2020, cioè poco prima, durante l'inizio del Covid, c'erano descritti in Italia 36.000 nuovi casi. E questa si chiama incidenza. Tra il 2000 e il 2020 è aumentata, ora è in lieve diminuzione. Comunque i numeri sono quelli. La mortalità, quindi ci stanno 36.000 nuovi casi l'anno, la mortalità è circa 6.800 casi. Voi tenete presente però che dobbiamo raffrontare quei 6.800 al numero dei casi, perché se ogni anno ci stanno circa 36.000 casi, alla fine si sommano, quella è la prevalenza, e nel 2020 era pari a 564.000 casi. 6.800 è circa il 10%, poco più del 10%, per cui la mortalità non è molto alta, non è molto alta, questa è una bella notizia. È chiaro che i costi sanitari sono elevati, perché molti di questi pazienti hanno, quelli che sopravvivono, hanno la necessità di tutta una serie di spese sanitarie. E purtroppo oggi anche di questo bisogna parlare. Le patologie questo l'abbiamo già detto, più del 50%. Abbiamo detto che è l'ingrossamento della prostata, e il tumore della prostata, l'abbiamo già detto, rappresenta il tumore più frequente nel maschio dopo i 50 anni. La biopsia prostatica serve perché quando la prostata è ingrossata, per vedere se c'è un tumore o no, bisogna fare una biopsia, cioè bisogna con un ago andare a fare un piccolo prelievo di tessuto prostatico e portarlo in anatomia patologica. Dopodiché si fa il regime ambulatoriale, cioè non è che il paziente si deve ricoverare, va in ospedale, gli fanno il prelievo e poi molti anni fa si ricoverava pure, sì, in anestesia locale. Avanti. L'esame consente il numero dei focolai, il grado di malignità e la percentuale di tumore, cioè all'urologo gli dà una serie di informazioni importanti per decidere poi avanti che fare. Poi gli esami necessari per definire lo stadio del tumore sono l'ecografia, la TAC, la scintigrafia ossea, la risonanza magnetica e in base all'età del paziente l'urologo comincia a capire come regolarsi. Chi ha di recente passato ha rivissuto tutte queste cose, no Franco? E quindi grazie alla diagnosi precoce in presenza di neoplasie di minima, quando si fa diagnosi di tumore della prostata bisogna vedere quanto è grande questo tumore con tutti gli esami che abbiamo visto prima, perché basta, in alcuni basta la sorveglianza attiva, in altri, che si è andato avanti? Sì. No, torna indietro per cortesia. Il trattamento verrà posto solo in atto, solo in caso di progressione della malattia. Va bene, andiamo avanti. E quando si arriva a eradicare la prostata? Questo si fa per via chirurgica. Adesso c'è pure il robot
Insomma, adesso una volta, diciamo la verità, era un intervento devastante. Portava all'impotenza, portava all'incontinenza urinaria. Oggi, grazie a tutte queste possibilità, è un intervento che si sopporta molto agevolmente. Certo, insomma, diciamo che poi lui ci racconterà le sue esperienze. Avanti? Sì, avanti. La radioterapia, dopo una certa età, non si fa più la chemioterapia, si fa solamente la radioterapia, avanti, la terapia ormonale, la terapia antitestosterone, che è un'efficace, dopo intorno ai 75-76 anni in su, molto spesso si ricorre alla radioterapia e alla ormonoterapia. Avanti. Oppure terapie combinate, cioè la chirurgica, la radioterapia e la terapia ormonale, dipende da paziente a paziente. Avanti. Il controllo è indispensabile, il PSA è fondamentale, perché con la terapia ormonale oppure con l'eradicazione chirurgica il PSA si azzera, arriva quasi a zero. Dopodiché è importante per seguire la ripresa, cioè se noi con l'uso del PSA vediamo che fine ha fatto il tumore, se è stato eradicato, se è stato messo a tacere oppure ricomincia. Anche la risonanza magnetica multiparametrica, questa non si fa dappertutto, però è accessibile, insomma basta informarsi, il urologo lo sa, e la PEC e TAC hanno consentito di individuare molto precocemente la recidiva di malattia. Nelle forme metastatiche abbiamo a disposizione la chemioterapia e antiandrogeni, antitestosterone ancora più efficaci. Conclusioni. Il tumore della prostata ha un'alta incidenza, cioè ci stanno tanti casi, però una bassa mortalità. Questo, voglio dire, è un messaggio un po' rassicurante. Allora, è chiaro che prima lo scopriamo, come tutti i tumori. Se il tumore della mammella lo prendiamo a mezzo millimetro, è un discorso. Se sta a 2 centimetri, tocca levare la mammella, bisogna fare la chemioterapia, cioè è devastante per il paziente. Invece la diagnosi precoce è buona per tutti. Avanti. I progressi scientifici hanno minimizzato gli effetti collaterali, quello è importante pure. Ancora miglioreranno, va bene. In un ospedale che si rispetti non è solo l'urologo, ma è un gruppo multidisciplinare, l'oncologo, l'urologo, il radioterapista, il radiologo, a Rieti per esempio questa situazione c'è. Andiamo avanti. Ecco, quando dicevo della donna, dicevo che è chiaramente la compagna di un paziente che ha problemi alla prostata, dorme poco, la vita sociale è quella che è, per cui se riusciamo a fare diagnosi precoce e a risolvere il problema in termini prima possibile, facciamo anche, come posso dire, felice tutta la famiglia. Allora, che cosa fare? Poi noi vi distribuiremo anche un hub extratto di quello che ho detto, così ve lo potete leggere con calma. Ma intanto io vi accenno che cosa si può fare in termini di prevenzione, perché la prevenzione, il nostro motto, quella della Lega Nazionale contro la lotta contro i tumori, è prevenire e vivere. Gli uomini che hanno più di 15 anni sono in Italia circa 25 milioni, però la prevenzione al maschile è pressoché esistente. E guardate bene, noi stiamo parlando
di popolazione adulta, ma se andiamo a ragionare sui ragazzi della scuola superiore, i ragazzi da 14 a 19 anni, da quando non c'è più la visita militare, non vengono, nessuno va a guardare lì. E questo che cosa comporta? Può comportare che se uno trascura, se il pisellino non si rende, c'ha una fimosi corta, si dice, non si apre bene, una infezione delle vie urinarie, un testicolo che non è sceso bene, sono tutte cose che se prese per tempo sono banali, ma se vengono trascurate, infertilità, impotenza e tutta una serie di problemi. Quindi abbiamo detto che la prevenzione al maschile è pressoché esistente, eppure i temi della sessualità, della fertilità e della salute attraversano tutte le stagioni della vita di un uomo. Per cui che cosa bisogna fare? Intanto, l'abbiamo già detto prima, una corretta alimentazione. E sono emersi in questi ultimi anni molti dati che dimostrano quanto sia importante la prevenzione della sindrome metabolica, per esempio. Che cos'è la sindrome metabolica? È l'associazione, e nelle persone di una certa età è molto frequente, di pressione elevata, intolleranza al glucosio. Non è detto che uno debba essere diabetico, ma magari c'è una leggera iperglicemia, colesterolo un po' alto e magari un po' di sovrappeso. E questo si collega allo sviluppo di numerose patologie oncologiche e non. Per cui una dieta mediterranea adeguata, l'attenzione a curare l'ipertensione, mangiare in maniera, gli idrati di carbonio in maniera giusta e cercare di mantenere un peso adeguato fanno bene a tutto. Allora, per la sindrome metabolica o comunque altri tipi di, anche se non è sindrome metabolica, ma l'alimentazione scorretta, possono provocare il deficit erettile, l'infertilità, l'iperplasia prostatica benigna e anche il tumore della prostata. Allora, le cinque regole fondamentali sono, queste valgono sempre, ma da una certa età in poi, dopo quello ce l'abbiamo scritto, corretta alimentazione, consumo di alcol moderato. Non è che non bisogna bere, ma bere ai pasti, e i maschi anche due bicchieri di vino ai pasti, le donne la metà per problemi di natura, come posso dire, legati al sesso. Cioè l'enzima del fegato, l'alcol dietrogenasi, che in qualche modo metabolizza l'alcol, le donne ce ne hanno circa la metà di quello degli uomini. I ragazzi maturano con l'alcol e dietrogenasi intorno ai 20 anni, per cui a 16, 17, 18 anni una bevuta fuori dalle regole è molto seria, perché i ragazzi per smaltire l'alcol lo smaltiscono solo urinando o col respiro o col sudore, perché l'alcol e dietrogenasi non ce l'hanno, per cui i ragazzi non devono bere o devono bere in maniera molto molto moderata. Non bisogna fumare. Il tumore della vescica è provocato in massima parte dal fumo di sigaretta, per esempio. Muoversi. Non è che uno deve andare in palestra o al campo d'atletica, ma se fa una passeggiata di mezz'ora al giorno, un quarto d'ora al giorno, già è sufficiente. E poi controlli medici periodici quando c'è qualche avvisaglia, dopo i 50 anni il PSA, eventualmente la visita prostatica. Allora, quindi un percorso clinico potrebbe essere questo, dopo
i 50 anni. Dosaggio del PSA, l'esplorazione digitorettale fatta dall'urologo, chiaramente, e l'ecografia prostatica. Intendiamoci, anche il medico di medicina generale di un certo stampo sa fare la visita prostatica. Mediante il dosaggio del PSA è possibile ridurre di molto la mortalità di cancro, tuttavia non è che dobbiamo, come l'abbiamo già detto, il messaggio è importante, non è che tutti debbono fare il PSA, ci deve stare, come posso dire, solo chi potrà ne reale vantaggio, e questo il massimo beneficio sia tra i 50 e i 64 anni. In altre età non è che non si deve fare il PSA, va valutato insieme allo specialista volta per volta. Avanti. Quindi il corretto utilizzo del PSA, che deve rappresentare uno strumento per spingere il paziente a chiedere un completo inquadramento. Noi che cosa, come Lega d'Amore, possiamo offrire il dosaggio del PSA presso il laboratorio analisi di Ligea di Rieti? Uno va lì con la tesserina e si fa il PSA. Siamo ragionando anche in questo territorio. Gratuitamente. E anche lo specialista urologo, noi abbiamo la possibilità di garantire un certo numero di visite per i nostri soci con lo specialista urologo. Come sai che abbiamo finito? Finito? Qui sono finito. Quindi io ho finito. Adesso chi di voi vorrà mi ponga pure domande per chiarimenti. Io non sono un urologo, però cerco di rispondervi. Se non vi posso rispondere, mi prendo un appunto e vi contatto successivamente. Quindi vi ringrazio innanzitutto dell'attenzione. Devo dire con tutta onestà che non aspettavo, Presidente, c'è un buon no, è importante. È importante, questo è un paese, non è un paese qualsiasi. E siete stati capaci di organizzare questa cosa e altre cose che noi sappiamo, e anche la gente è sensibile. In altri posti, anche molto più abitati di Cantalupo, non è facile trovare una ventina di persone che vengono ad ascoltare queste cose. Perché? Perché la medicina preventiva, voglio dire, da una parte noi sappiamo che è, come posso dire, c'ha un ruolo importante, però per il paziente che sta bene, andarsi a preoccupare che deve fare il sangue occulto nelle feci perché potrebbe avere un tumore d'intestino, oppure la mammografia perché potrebbe avere un tumore della mammella, oppure il PSA perché potrebbe avere un tumore della prostata, te crea qualche problema. Dobbiamo superarlo, perché chiaramente la diagnosi, come abbiamo già detto, più è precoce, più è efficace, meno problemi crea per il paziente, per la società, per la famiglia, e costa anche di meno alla società. Grazie dell'attenzione. Grazie. Quindi chi vuole intervenire può farlo. Poi Luciano distribuirà, se il signore va via, daglielo quello. Sì, no, infatti, non ti riprovo. Cioè, è un riassunto di quello che ho detto, che poi ve lo potete portare. Di andare aspetto alla fine. Io volevo dire, ringraziare di quello che ha detto, che ha trovato parecchia collaborazione, visto che c'è un centro qui che funziona, centro anziani. Sì. Grazie per quello che ha detto, perché in effetti con Luciano siamo riusciti a creare una bella collaborazione e la gente ha partecipato. No, io. Speriamo di non finire qui, di fare altri. Noi siamo a disposizione. Siamo a disposizione anche per le scuole. Esatto. Adesso. Buonasera. L'anziano, il presidente degli anziani, c'ha pure i figli, c'ha pure i nipoti. Allora, noi stiamo ragionando, ve lo dico perché questa è una cosa importante, col comune di Montopoli, e stiamo realizzando insieme alla ASL due iniziative molto belle, rivolte ai bambini della terza media, ai ragazzi della terza media. Uno è affettività e sessualità. Oggi voi sapete che l'età del primo rapporto sessuale è scesa
precipitosamente, cioè oggi si parla che il primo rapporto sessuale sia a 10, 11 anni, 12 anni. Noi sappiamo di bambine, perché non so come definirle meglio, che a 12 anni la mamma le porta ad abortire perché hanno avuto, come posso dire, hanno avuto un rapporto che poi ha esitato in una gravidanza. E diciamo che questo è per quello che riguarda un po' tutti quanti, affettività e sessualità. Un altro discorso che faremo con le scuole a Montopoli, quindi se volete agganciarvi voi vi verrò a sapere, è quello sui disturbi dell'alimentazione, l'anoressia e la bulimia, l'alimentazione scorretta. Quindi noi ci stiamo dedicando molto a queste cose di prevenzione, sia nella terza età, sia nell'età più giovane, quindi nell'età scolare. Quindi, come vedete, la Sabina è un terreno fertile, perché Montopoli poi ci servirà come palestra per portare questo esperimento altrove. E sapete che qui comunque siamo molto aperti, anzi vogliamo che ciò conduciamo comunque sia, se vogliamo organizzare altre iniziative, altre cose. Noi siamo a disposizione, c'è Luciano che è il nostro referente, risolvetevi, rivolgetevi pure a lui. Per dire abbiamo 300 iscritti al centro anziani. Quindi... Lo so, ci avete pure garantito quel bel pranzo, esatto, alla festa per i 40 anni. Hanno una bella risonanza. Siete stati, io vi ringrazio pubblicamente. Prego. Accanto a lui, guarda. Come no? Allora, prego. Io sono una persona che già sono stato operato 16 anni fa per la prostata, a ieri. Adesso purtroppo ci sono ricascato dentro, ci sono ricaduto dentro. Una recidiva. E me ne sono accorto perché sul principio facevo delle gocce di sangue, quindi praticamente tutto quello che lei ha spiegato è tutto per quanto riguarda me. È tutto sperimentale. È tutto uguale, identico a ciò che ha detto lei. Mi sono andato a piedi, con l'ago mi hanno fatto le aperture, ho avuto i grumoli di sangue, sono entrato due volte in codice rosso e tutto quanto, però adesso io sono in attesa di operazione e sono parecchi mesi che sto in attesa. Quando si può prolungare quando l'ha fatta l'ultima visita? L'ultima visita l'ho fatta il 26 l'altro giorno, 3 giorni fa. Allora, quindi io sono andato perfino in sede da? A chiedere in sede di Arieti a dove fanno le chiamate. Sì, alla CUP. Sì, esatto, sono andato lì e sono ancora in attesa. Perché hanno detto che proprio non è urgente, però la mia cosa si è ingrossata. Quindi che problemi le che problemi le dà adesso? Come? E che... porto il catetere. Ah, il catetere, c'è il catetere, sì, perfetto. Porto il catetere. Allora senta, adesso quando abbiamo finito, lei mi dà il suo nome e cognome? No, ma io per tutta quanta. No, a me basta. Lei sta in lista d'attesa, no? Sì. E vabbè, io mi informo. Le posso garantire? Lei mi lascia il suo cellulare oppure lo tramite Luciano. Lei, io mi informo a che punto sta e cerchiamo di... La paura mia, sa cos'è, dottore? Ed è che prendendo troppe medicine, io già siccome già sono stato recidivo anche quello, e mi hanno fatto intossicazione, ho paura di quello anche. Quanti anni c'è? Io ce n'ho 71. E che altre medicine prende? Ne prendo, ho capito. Ne prendo dopo che le faccio vedere. Sì, una scatola, ho capito. Ne prendo 9 qualità. Va bene. Ti ho detto tutto. Va bene. Poi mi lascia il suo nome, cognome e numero di telefono. Che cos'è, Presidente? Novembre Celeste. Novembre Celeste o Percorso Azzurro è una iniziativa della Lega Nazionale per la Lotta contro i Tumori Nazionale che è relativa a le malattie, alla prevenzione delle malattie della prostata e si tiene durante il mese di novembre. Come saprete, il mese di ottobre è dedicato al percorso, è l'ottobre rosa, dedicato al tumore del seno e noi faremo 3 iniziative qui in zona. Lunedì le visite ginecologiche della dottoressa Giorgini qui a Cantalupo.
poi il 27 a Forano e il 28 ancora qui a Cantalupo, per cui le donne che avessero necessità di farsi visitare per la prevenzione delle malattie del seno e quelle dell'utero possono farlo tramite Luciano e poi possiamo raccogliere le adesioni per la mammografia, per il sangue occulto nelle feci, per la, anzi ho portato la pennetta, poi scarichiamo i modelli, e per il PAP test, quindi gli screening oncologici. Quindi, però Luciano mi domandava il novembre celeste. Noi facciamo un'iniziativa, faremo un'iniziativa in Sabina, qui in Sabina, adesso vediamo dove, per delle visite urologiche. Questa, in realtà questo tipo di conferenzina, di questo tipo di convegno che abbiamo fatto oggi, sarebbe stato l'ideale farlo a novembre, però abbiamo anticipato e quindi cercheremo eventualmente a novembre di fare una giornata di visite urologiche gratuite, anche i dosaggi del PSA. Però, se qualcuno di voi ha bisogno della visita dell'urologo o del PSA gratuito, si mette in contatto con Luciano e noi questa cosa ve la possiamo garantire, ma in questo momento solo a Rieti. Però stiamo lavorando per fare qualche cosa anche a Rieti. Quindi ho risposto Luciano a novembre celeste, percorso azzurro, voi vedrete sulla stampa novembre con i BAF, insomma si tratta di porre l'accento sulla prevenzione delle patologie della prostata, delle patologie del maschio, che il quale, come abbiamo già detto molte volte, ha poca coscienza di questo e poca voglia di andarsi a far visitare. È una visita abbastanza delicata, perché purtroppo... Non ti credere che la visita ginecologica sia mentre... Allora vi racconto una barzellettaccia. Barzellettina. E anche più etici, come quanto male fanno con tutti questi problemi per noi? Antibiotici. Gli antibiotici. Quanto male fanno? Gli antibiotici? Sì, sì, per questi problemi. Gli antibiotici è un farmaco importante, ma come tutti i farmaci va usato quando serve e per il tempo che serve. Voi se pensate alla seconda guerra mondiale, e Flavio qualche cosa se lo ricorda, quando fu scoperta, quando fu commercializzata la penicillina, durante, in Italia arrivò fine seconda guerra mondiale, inizio della guerra, l'Europa americana, si trovava solo al Vaticano e veniva recuperata, siccome viene dall'urina immodificata, veniva recuperata dalle urine perché non si faceva in tempo a produrre. Però perché ho fatto questo esempio, signora? Per dirle che gli antibiotici è stata una svolta di quelle epocali. Lei pensi, non è che nella medicina tanti farmaci hanno avuto questo impatto. Pensiamo 100 anni fa quando fu scoperta l'insulina. Il diabetico 100 anni fa moriva a 30 anni, a 35. Il bambino diabetico moriva subito. E l'insulina rappresentò una svolta. Il bambino non moriva più giovane. L'adulto riusciva a campare meglio. L'antibiotici, lei pensi a una qualsiasi malattia batterica, infettiva, non poteva essere curata. La medicina rappresentò una svolta, ma come tutte le cose, poi gli antiipertensivi, il cortisone, una serie di farmaci, ma non sono tantissimi. Gli antibiotici, c'è adesso la problematica più importante per gli antibiotici, lo sa qual è, signora? La resistenza ad essi. Si usano talmente male, talmente in maniera non adeguata, che ormai i germi, che pure loro devono campare, si sono imparati a selezionarsi resistendo a quell'antibiotico, poi a quell'altro. Verrà un giorno in cui non avremo più antibiotici per curare
non dico le malattie banali, ma quelle veramente, veramente serie. Esiste un capitolo che è quello delle infezioni ospedaliere, cioè che se uno entra in ospedale che sta più o meno bene, perché, e magari lì si prende una infezione da un germe che, stando lì dentro, è resistente a quasi tutti gli antibiotici. Per cui quanto male fanno gli antibiotici? Gli antibiotici sono un farmaco, hanno un fatto positivo, cioè combattono alcune cose, e degli effetti collaterali che possono essere molto, molto seri. Qualsiasi farmaco ha gli effetti collaterali, per cui i farmaci vanno usati. Perché chiedo? Mi raccomando così, qua mi pare, senti che io sono straniera, giusto? E mi accorgo che lavorando, ho fatto anche la battaglia, danno gli antibiotici, da noi, conosco, danno antibiotici, non lo sappiamo, che antibiotici producono altri batteri, giusto? Batteri resistenti. Sì, e quando si danno gli antibiotici, quindi si dà fluconazole, e quello come una volta dopo la guerra era nistatina come per le donne, no? Adesso c'è questa fluconazole, si dà antibiotico e fluconazole, anche dal dentista che vai, ti dà questa, sì, per non produrre altro. Lei che nazionalità è? Moldava. Allora, per questa dico che... Quindi capisce bene l'italiano? Molto bene, mi spiego male. Bene, come posso dire? Come posso dire, la discendenza è come la nostra, no? È neolatina, no? Voi parlate come i rumeni, mi sembra. Sì, no, io ho studiato molto su per questa. Ah, va bene. Comunque, signora. Però ecco, signora, lei può dare il farmaco che vuole insieme all'antibiotico. Però c'è una regola fondamentale che andrebbe rispettata, e non sempre lo è, che l'antibiotico va dato eventualmente facendo un antibiogramma. Mettiamo che lei ci abbia una cistite, un'infezione della sua vescica. Allora, per ragionare in termini corretti, lei deve fare un'urinocultura con l'antibiogramma e prendere il farmaco, quale bisogno? Quello giusto. Sì, nel giorno, non tutti fanno così. Non fanno tutti, per questo è il problema. Ecco. Che devono, io a casa anche lo so, cani, i miei figli, anche per la gola mi davano un antibiotico, quando vedi che no, ci mandava e si faceva questa analisi, quindi quale tampone faricevole. Sì, bravo, quale? Qua ti danno di prima antibiotico e dopo quando non ci vai ti danno un altro antibiotico e dopo si fa questo. È scorretto, signora, che volete ripetere? Ognuno c'è il suo problema. È scorretto. Ma questo dipende anche dai medici, perché io conosco dei medici che danno antibiotici soprattutto facilmente, e ci sono dei medici molto più attenti che li selezionano con attenzione. Quindi ognuno di noi è in grado di capire queste cose. E noi che puntualizziamo oltre, lei ha fatto una sintesi perfetta. Va bene. Comunque il farmaco che si usa di più è la Serenova, no? Che poi dall'altro è un integratore della prostata. Guardi, se apriamo il capitolo degli integratori, lì è un terreno, voglio dire, immenso. Normalmente. Sì, sì, ma gli integratori si danno, diciamo, un colesterolo poco alto, prende il colesterolo, sono una serie di integratori. C'hanno, come posso dire, bisogna verificare l'efficacia di questi integratori, e poi hanno un costo, certo, che non è una cosa da trascurare. Però ormai viene considerato una cura? Ormai. Sì, però ripeto, il paziente, l'integratore, se lo paga integralmente. Certo. Però se funziona. Non tutti possono. Se funziona. Poi forse, siccome abbiamo parlato tanto del PSA, magari è necessario pure dire che è soltanto un prelievo del sangue tranquillo, per cui no, molti magari il PSA si immaginano. No, chissà che. Il PSA è un esame poco invasivo, certo. Cioè quello va a fare l'analisi, tutti noi ci facciamo una volta l'anno, due volte l'anno. Magari chi è che non l'ha mai fatto si immagina. Però io dico questo, l'abbiamo già detto, se
diverso, c'è un motivo per chiedere il PSI. Sì, certo. Che basta le date. Fatto l'operazione per cui controllo. Basta 50 o 50-50. Uno deve avere qualche problema. Chiaramente se va al bagno quattro volte per notte, certo, quello è un buon motivo. Oppure se non svuota bene la vescica. Insomma, ci stanno, l'abbiamo già visto. Insomma, comunque, l'aspetto secondo me che va messo veramente in evidenza è il cambiamento di vita, la qualità della vita. A me mi è cambiata completamente la vita, non soltanto a me, anche a chi è che mi stava vicino. Lei che cosa ha avuto esattamente? Io ho avuto l'ingrossamento della prostata. Sì, mentre via cosa ti ha venuto? L'ho fatta ieri. Ma la turpe, cioè? Sì. Per via endoscopica. Sì. La turpe era la cerebrale, le sessioni prostate. Cioè si va a tagliare un po' di... Sì, a diminuire. Sì. A diminuire il volume della ghiandola, agendo la uretra. Sì. Quindi non... È un livello. Sì, ma dopo chi gliela fanno con lei? A 10 l'ho fatta. Ma poi rimane De Carli? Sì, sì. De Carli. Allora, ecco, De Carli è il nostro l'equipe perfetto. Me la sono avanti. Tutto per tutto. Marti, il tuo aiuto. Anche quello di adesso, bravo. A me è stata la prima operazione che avevo fatto da lui. Come inizio ero in visita da lui. Ma quello che. Esatto. Ero andato da lui e c'è una leggera zoppia. Ero andato a visita da lui e... Quindi a lei che l'ho fatta la tutto? So benissimo, è cambiato la mia. 70 per me. Va bene, c'è qualche altra. No, con tutti volevo chiedere una curiosità. Prego. Capisco che non vorrei crearle una... un qualcosa che lei magari non essendo un urologo specifico non è che se so rispondere però non si curiosità visto che lei sta qui a disposizione da approfitto. L'embolizzazione prostatica è efficiente secondo lei nei casi di ipertrofia prostatica benigna oppure è qualcosa che non le so rispondere, non me la risponde. Scusi allora. No, per carità. Io ho permesso. Grazie. Io facevo il primario del laboratorio analisi. Sì. Per cui il PSA possiamo parlare da qui a domattina. Su altre cose, insomma, dovrei consultare il collega. Prego. La prevenzione non si può fare questo PSA, non credo. Cioè, che non è che non si può fare. Perché io lo faccio normalmente, non ce l'ho. No, non è che non ce lo farei. Allora io forse non mi sono spiegato. Diciamo che non esistono evidenze scientifiche affinché per far fare il PSA a tutti i maschi sopra i 50 anni. Perché ci stanno una serie. Mentre quando tu fai la mammografia della donna, vedi un nodulo, è, diciamo così, lo vedi, è quello. Il PSA aumenta. Se c'è un'infiammazione della prostata, se il paziente è andato in bicicletta, se ha problemi di ritenzione urinaria di altro tipo, se c'è la calcolosi, cioè sono talmente tanti che tu fai il PSA e ti viene alto e a quel punto devi fare una serie di accertamenti che il più delle volte non rivelano una patologia prostatica. Però se tu metti insieme fatto che vai al bagno 2, 3, 4 volte per notte, c'hai difficoltà a svuotare la vescica, a quel punto il PSA va fatto. Poi è chiaro, siamo, come posso dire, non è così rigida il nostro protocollo. Se lei che ha 45 anni e magari c'ha avuto il padre che ci ha avuto problemi, se lo fa e può essere una spia per approfondire. Sì, però gli screening vengono consigliati solamente laddove hanno un'efficacia importante. Sangue occulto nelle feci, pap test. Io l'ho detto, normalmente faccio una volta l'anno. Quanti anni c'hai? 70 anni quasi. Faccio l'analisi normalmente una volta. E ci mette pure il PSA. C'è pure il PSA, ma sono 20 anni che lo faccio, non è che. E è sempre stato uno. Io sto sempre da uno a. Qualche volta arrivo a 1,5, no? Di solito sto sotto uno. Perfetto. Perfetto. Va bene. Prego.
Grazie a voi che siete tutti intervenuti e avete fatto delle domande. Prendi quello. Ho aiutato quello. Sì. Grazie a voi che siete intervenuti quest'oggi e avete fatto delle domande anche interessanti al dottor Zepponi, che ricordo è stato primario di ematologia dell'ospedale di Rieti, oggi è in qualità anche di presidente provinciale della Lega Comune di Rieti, e ringrazio il comune di Cantalupo in Sabina, il consiglio regionale del Lazio e Loredana Biagioni, che in quanto volontaria che ha elaborato insieme all'Ada con i Sabini, che io rappresento, e a Giancarlo Di Paola, che rappresenta il centro sociale anziano, questi quattro incontri che voi, ecco, con la vostra presenza avete fatto sì che siano di interesse per la cittadinanza, di interesse per tutti quanti noi. Ringrazio altresì Chad Radio e TV e Canale Italia 125 in qualità di media partner e ufficio stampa di questi quattro incontri. Buonasera a tutti.